Buongiorno amici di Wine TV, dove vi ho portato oggi? Beh, prima vi devo raccontare una storia. Allora, l'altro giorno ho conosciuto due persone a Firenze e dopo un po', no, siamo entrati in amicizia, mi dicono, ma sai che noi facciamo un vino? In dove? A Monte Spertoli. E allora sono voluto venire a vedere questo territorio, tanto splendido quanto sconosciuto. Ma vi calo un attimo geograficamente nel luogo. Dietro di me, dietro quel crinale, c'è San Casciano, la fine del Chianti Classico. Oltre la cantina, oltre la struttura, quindi davanti a me, scorre un torrente, si chiama Virginio, ci divide da Monte Spertoli. Quindi siamo nella città di Monte Spertoli, la denominazione Chianti Colli Fiorentini. Più precisamente siamo a Poppiano, dall'azienda Marzocco di Poppiano, dove Maurizio e la Roberta ci racconteranno la loro storia e la storia di questo incredibile e meraviglioso paesaggio. Andiamo a conoscerli. Benvenuto Davide, sono proprio contenta di averti qui a Poppiano. Da tanto che ti aspettavamo e abbiamo trovato questa giornata di sole, però dai, vedrai che fra poco, dato che siamo sui 300 metri, arriverà anche un pochino di vento dal mare. Ma tu cominci subito a darmi dati. Sì, sai, lo sai, io sono sempre di corsa, come te facciamo un milione di cose. Senti, quindi ho sempre paura di non arrivare in tempo. Sono proprio contento di essere qui, ne parlavo prima di questo territorio, tanto bello quanto sconosciuto in realtà, no? Siamo a Monte Spertoli, no? Esattamente, al comune di Monte Spertoli, noi siamo con precisione nei Colli Fiorentini e, come sai benissimo, siamo a metà di due territori. Sì, l'abbiamo già detto prima, infatti, ma dimmi anche come mai da Firenze te tu sei venuta qui. Allora, è una storia d'amore per il luogo. Sia i miei genitori che i genitori di Maurizio sono sempre stati legati al vino, all'olio. Poi se le famiglie si dividono, le cose vengono frazionate. Per un po' di tempo i miei avevano una piccola vigna vicino a Greve. Speravano nel tempo di poter ingrandire il territorio, poi quello non era possibile. E allora nei loro giri fatti il sabato, la domenica, si sono trovati in questa bellissima campagna. In questa campagna è stato un amore a prima vista e poi a metà degli anni 70 è arrivato Poppiano qui da noi. E te però sei venuta a fare vino qui, cioè è anche questo importante, no? Sì, sì, hai ragione. Allora, da bambina seguivo i nonni in estate, che una parte al mare e una parte qui, perché amavano la pace della campagna, amavano la vita proprio che c'era di tutti i giorni. E poi la magia per me era la vendemmia, perché arrivavano tutti gli amici, i parenti, si mangiava nel campo, sentivi l'odore che veniva fuori proprio dall'uva matura e ti inebriava. Io da piccola, soltanto alle feste comandate, potevo assaggiare un piccolo sorso di vino. Però devo dirti la verità, di nascosto durante la vendemmia gli operai più anziani mi dicevano, vieni Roberto, dai, un pochino te lo do. I miei nonni non se ne sono mai accorti, ma forse proprio da quello dove ho preso l'imprinting per il vino, di sentire quel sapore che mi piaceva. Allora questo è un po' un riscatto, no? Sì, con la tua infanzia, tornare qui, mettere le mani in questa terra, sentire questi profumi che si sentono dovunque, cioè proprio la macchia mediterranea, il profumo della salvia, del rosmarino, cioè fantastico, bellissimo, e iniziare a fare il vino tu con tuo marito. Sì. Bellissima storia. Allora, il babbo e la mamma l'hanno sempre fatto. Era però mia mamma aveva un ottimo naso, mio babbo amava il colore, amava la gradazione, quindi spesso questo vino per me era troppo potente, era troppo forte. E allora ho preso il periodo di, avendo una parte dei bianchi, gli chiedevo sempre, babbo, mi fai un po' di vino bianco? Il bianco nel Chianti è noto per essere là. E quindi avevo questo vino, questa piccola partita di vino bianco che era fatto per la Roberta e poi vabbè per gli amici. E poi con il tempo siamo riusciti a convincere
a vedere che c'era anche la possibilità che il Sangiovese, così ruento come piaceva a lui, è anche in realtà un animo estremamente signorile. Ma il Sangiovese qui esprime delle note straordinarie, scusami se ti interrompo, ma a me il Sangiovese proprio mi prende da dentro, no? E basta vedere le vigne, le vostre vigne sono bellissime, farebbero invidia a Chianti d'Asia. Infatti io direi, perché non andiamo a incontrare... Ma certo, Maurizio, andiamo è lì che ti aspetta. Andiamo a incontrare Maurizio in vigna, ci stai? Certo, con piacere, ciao. Andiamo allora. Allora Maurizio, io ho lasciato la Roberta su a sistemare un po' di cosine per la degustazione e ti ho raggiunto nella vigna. E in che vigna ti ho raggiunto? Che bella è! Esattamente, siamo nella vigna del Pretale, la nostra singola vigna dove assaggerai poi più tardi il nostro GT, esattamente nel Canaiolo. Come vedi, queste sono le vigne più vecchie della nostra azienda, esattamente sono del 1957. Quindi hanno esattamente quasi 70 anni. Hanno quasi 70 anni. La forza di questa grande vigna è che si autoregolamenta. Produce l'uva che gli va di produrre e la produce anche bene. Sinceramente, noi il nostro intervento è minimo. Dà un'altra forza, oltre alla morbidezza, questo canaiolo aiuta molto nella longevità dei vini. Perché il Pretale e i vini nostri in generale, qui dell'azienda, hanno un'acidità che consente anche una beva molto avanti negli anni, quindi anche oltre 15 anni sicuramente. Ecco, quindi possiamo sfatare un mito, già che siamo insieme, siamo in questa vigna straordinaria dal suolo. Il suolo è bellissimo, ricco di sassi, è un suolo alluvionale, no? Sì, il suolo del Chianti d'Asia o zona San Casciano. Esattamente, infatti è il sasso di San Casciano. Allora sfatiamo questo mito insieme, sfatiamo il mito che il Chianti Colli Fiorentini è un vino solamente da bere immediato. Perché con una vigna di 70 anni, con un suolo così drenante, dove le radici arrivano così in profondità, con dell'uva così bella, è bellissima, ora è nel momento dell'invaiatura, quindi è ancora più affascinante, si fa un vino che può durare nel tempo. Può durare nel tempo, sicuramente, che... sicuramente, esatto. Sicuramente, molto longevo, quindi noi abbiamo ora anche abbiamo fatto anche delle prove negli anni passati, ma sicuramente si va sui 15-20 anni tranquillamente. Dimmi Maurizio, questo suolo bellissimo, questa vigna storica, come la curi? Cioè, ci vai addosso con degli interventi oppure cerchi di mantenere il suo equilibrio naturale, cerchi di equilibrare le cose? No, allora, essendo, diciamo, c'è un dislivello circa all'apice dell'azienda di 70 metri, questa è una zona con un bosco vicino dove nelle primavere si addensa anche una nebbia abbastanza fitta, quindi noi facciamo ben poco perché questa vigna negli anni, quindi dal 57 in poi, si è il suo diciamo, progredire e nel produrre i grappoli, noi non interveniamo assolutamente, se non nelle diciamo, interventi classici, la cimatura e quindi togliere l'erba nell'interfila, ma sulla vigna non interveniamo. La potatura è molto semplice perché questi sono cordoni infiniti, che quindi non è che bisogna fare granché, sinceramente, una potatura molto leggera, molto semplice. Ora, ci siamo proprio trovati nell'anno in cui noi stavamo rifacendo il reimpianto, diciamo, di questa vigna, praticamente togliendo le marze diciamo, da quelle vecchie e riproducendole delle nuove, ma dando ancora vita e speranza a questa vigna. Il concetto fondamentale è una bella uva sana, portarla in cantina. Esatto. Se in cantina, se un'uva è buona, la si possono sciupare. Esatto. Io adesso ho visto la vigna, sono veramente curioso di andare a vedere come tu ti comporti in cantina, però. Certamente. Ci stai, si va? Andiamo insieme. Allora, siamo stati in vigna e adesso mi porti in questo posto suggestivo. Veramente bello, sembra una piccola cantina, sembra di essere in Borgogna, no? Cioè guarda che affascinante, l'arco, la luce soffusa, bellissimo. Il nostro piccolo laboratorio, infatti, in effetti le barrique è una parte importante, diciamo, del nostro lavoro in cantina, perché diciamo è una batteria di lavoro, da queste tipologie, infatti ne abbiamo
sia tostatura forte, sia speziata e dolce, cerchiamo di valorizzare quello che in vigna abbiamo, e la selezione facciamo a vigna soprattutto, quindi su 35 ettari, come vi ho detto prima, in precedenza, lavoriamo su 6 ettari e mezzo, e quindi in cantina è solo da valorizzare quello che viene dal campo, e quindi la barrique non è una prerogativa dell'azienda, ma è un componente importante dei nostri vini, e quindi va usato con la giusta parsimonia, e quindi ci vuole attenzione. Questo posto, insomma, almeno una volta a settimana si fa i nostri assaggi, prepariamo i nostri blend. Infatti abbiamo visto dei suoli pazzeschi, delle vigne straordinarie, vigne di 50, di 70 anni. Abbiamo visto di tutto e di più, e poi infatti è affascinante anche come tu con rovere francese, tostatura forte, tostatura media, tostatura leggera, ti metti lì, ti assaggi tutto per far sì che sia il suolo, sia la vigna, sia il potenziale dell'uva, bella fra l'altro, che è già in questo periodo, che possa esprimere tutto nel calice. Sì, esatto. Infatti, come assaggerai con il bicchiere, il legno, diciamo, è presente, ma non è caratterizzante. Quindi, diciamo, è uno strumento che serve per dare un maggiore corpo, una maggiore rotondità al vino, ma, diciamo, per uve e per una tipologia di vino che non ne ha così necessità, quindi serve solo per migliorarlo, quindi non facciamo solo per questo. Poi c'è anche il cemento, no? No, abbiamo il cemento, abbiamo, come avete visto, le botte da 30 ettolitri, che è la casa madre, diciamo, del nostro Sangiovese, su cui, diciamo, tutto il Sangiovese nostro migliore da bottiglia va nelle botti grandi da 30 ettolitri, e una piccola parte va anche nelle barrique. Il cemento è una caratteristica aziendale fin da quando abbiamo rilevato l'azienda nel 75, infatti questa mattina ho un giusto mix, però, diciamo, è preponderante il cemento per tante ragioni, perché il cemento, come sapete, non ha tanti sbassi di temperatura come può avere l'acciaio, è un ottimo contenitore per la conservazione anche del blend finito. E poi mantiene quello che ci interessa a noi, quella dinamicità del Sangiovese, esatto. Veramente profonda, che fa sì che i tuoi vini si possano bere una bottiglia anche da soli. E quindi te qui ti diverti, fai i tuoi vini, certo. E la cosa bella è che devo vederli crescere nel tempo, cioè ogni settimana ha un piccolo particolare diverso dalla settimana precedente, quindi questa è tutta una scoperta per cercare di arrivare sempre a fare il meglio. Quindi noi rispettiamo la tradizione, ma non siamo tradizionalisti, nel senso che la tecnologia ne facciamo un uso per migliorare la tradizione. Assolutamente, un vino deve essere preciso, esatto. Pulito e piacevole come il vostro. Ma se cambiano settimana, io torno anche la settimana. Certo, certamente. È pazzesco, addirittura cambia il vino a seconda della barrica e dell'esposizione a quella piccola luce che adesso non possiamo vedere, ma è pazzesco. Affascinante, sì. Veramente affascinante. La tua attenzione ai dettagli meticolosa mi fa veramente impazzire, mi piace tantissimo. E parla anche dei dettagli che poi sperano i tuoi vini. Andiamo a assaggiarli. Certo, certamente. Roberta, dopo tutti questi cini, finalmente tu mi hai portato a assaggiare qualcosa. E che cose tu mi fai assaggiare, veramente sono proprio contento di rimettermi a assaggiare questi due vini straordinari. Bellissimo, la riserva già a guardarla mi fa gola. Quindi ti ho già detto tutto, ma ci mettiamo a scoprire un po' che ci offrono questi calici? Con piacere. Ti con va? Piacere, sì. Allora, riserva 2015, Chianti DOCG Riserva 2015, che dall'anno prossimo uscirà sotto il Colli Fiorentini. Esattamente. Bene, voi fate anche un Chianti Colli Fiorentini, sì. Che non è riserva, e andiamo un po' a scoprire, perché questa riserva è particolare, no? C'è un 10% di Cabernet, ed è comunque una selezione delle vostre migliori uve, se non mi sbaglio. Sì, dalle parcelle che hai visto direttamente in vigna, selezioniamo
i grappoli migliori, e poi successivamente c'è l'altra selezione, quella divertente, no? Di scegliere i chicchi per chicco. E poi arriva la bottiglia. Dimmi te che cosa pensi. Vai, andiamo a scoprire. Allora, l'ho già detto che il colore già mi fa gola. Il Sangiovese ha questa sua, questo suo corredo genetico di trasparenza e di luminosità che fa impazzire un po' tutti, no? Che sembri un bambino davanti al giocattolo appena scartato, appena hai un bicchiere di Sangiovese davanti. Ma andiamo a vedere al naso e cosa ci propone. Questo vino è divertente, è emozionante perché parla di una frutta scura, una frutta però boschiva, no? È una frutta selvatica, se è la fragolina selvatica, se è un lampone, è un lampone che è appena raccolto, ti è rimasto un pezzettino di fogliolina attaccata e te lo mangi e senti quella nota leggermente balsamica, leggermente vegetale insieme alla frutta. E poi qui c'è una nota che si sente subito, poi uno aspetta un po' a dirla perché forse la deve inquadrare meglio, ma è quella. È una nota di ruggine, una nota di ferro, una nota ematica che ti porta direttamente dentro al suolo, no? Che ti porta vicino alle radici della vite. E poi questo soffio speziato, dolce, delicato, che va a ricordare quasi la carruba e la sua farina, che va a parlare di un pepe dolce, un pepe asiatico. Sicuramente emozionante e intrigante. Andiamo a assaggiarlo perché ormai mi fa gola. Questo non è un vino da sorsetti, eh? Non è un vino che bisogna prendere un sorsetto e colino, bisogna sì. Riempirsi la bocca, che abbiamo bisogno di sentirlo scorrere sulle pareti delle guance, sul palato, sulla lingua, su tutti gli anfratti della lingua, no? E quindi, che cosa ci dà? Prima di tutto parla della sua bella acidità, della sua freschezza, e va a interpretare la vendemmia, questo Sangiovese, correggimi se sbaglio, con questa nota balsamica di ritorno. Esattamente. Con questo aroma balsamico che non smette di fluire da dietro la lingua verso le cavità nasali. Veramente affascinante questa nota di frutta potente, una frutta che è cotta in un pentolino, insieme a qualche foglia di alloro, insieme a un po' di nipitella. Questa nota molto che ricorda i vostri campi, no? Quando siamo andati a passeggiare abbiamo visto tutte quelle erbe selvatiche, ricorda proprio tutto quello che abbiamo visto. E poi questa delicata sapidità finale sui lati della lingua, molto piacevole nel senso della sua persistenza, che lo allunga, sicuramente interpreta l'annata con questa voluminosità di quando entra in bocca, con questa copiosità di sapori, eh? Ma te che ci senti? Te come lo vedi? Senti, io l'ho sempre associato anche un pochino alla moda di rovo, a quei rovi che di piccole mode selvatiche che sono intorno alla vigna. E poi ho come la sensazione di una spezia anche un pochino fresca, esotica, come dicevi te, del pepe di Sichuan, ma anche forse un pochino di ginger, perché mi dà questa nota di freschezza. Questa nota leggermente piccante si percepisce al naso, è veramente divertente. È emozionato, sicuramente un vino che è buono adesso, che comunque questo tannino di cui non abbiamo parlato del tannino, ma perché non abbiamo parlato del tannino? Perché è un tannino che resta quasi in sordina, che non fa parlare di sé, perché non è l'attore protagonista. Qui l'attore protagonista è l'acidità. Il tannino è solamente lo scheletro, la struttura, l'architettura invisibile del vino, che ne fa il portamento. L'eleganza di questo vino è data da un tannino fine, che non fa parlare di sé, discreto, elegante. Passiamo all'altro vino, che ne dici? Con piacere. Allora, questo è il Pretale. Io di questo vino mi sono innamorato. Devo dire la verità, non è la prima volta che l'assaggio, questa è la seconda volta che l'assaggio, perché la prima mi aveva stupito, te lo sai benissimo. Sì. E allora ho detto, Davide, quale vino assaggiamo? No, il Pretale va assaggiato. La vigna è bellissima, siamo stati in vigna, io mi sono emozionato perché non c'ero mai stato nella vigna, veramente bella. Anche solamente sapere che è una vigna di 50 anni, su quel suolo così bianco dove la roccia affiora in quel modo, cioè fantastico. E poi il canaiolo, nessuno parla mai, no? Dei vitigni accessori. Qui c'è un 15% di canaiolo, ma 15% è tanto. E questo canaiolo ha 70 anni, sono delle piante bellissime, emozionanti, insomma il 15% è tanto in un vino. Ma andiamo a vedere come si comporta, quindi in 18 mesi di affinamento, che mi piace questa cosa che avete scelto, no? Metà botte grande e metà botte piccola. La freschezza, la persistenza della botte piccola è unita alla bevibilità della botte grande. È un vino che ti fa emozionare anche a te, di la verità. Decisamente sì, è un pezzo di cuore. Andiamo a assaggiarlo.
Allora, il colore qui parla più di... è un colore stratificato, ci sono tanti strati di colore. Parte dal suo leggero lieve granato a un rubino brillante e profondo nel cuore. E questo già mi fa pensare a una stratificazione anche gustativa. E il naso è particolare di questo vino perché... se pensi a un Sangiovese, puoi pensare a un Sangiovese complesso, maturo, un Sangiovese denso, compatto. Al naso non ti sembra che abbia un'acidità spiccata, ma aveva la riserva. Ti sembra più che sia, che viri verso note calde, note profonde. Questo probabilmente dalla profondità delle radici delle vigne vecchie. C'è questa nota vegetale che ricorda molto il Chianti, ricorda tanto la felce, ricorda le erbe selvatiche che ci sono nel Chianti. La frutta qui è una frutta scura, a buccia spessa, no? Mi ricorda una susina perfettamente matura, nella quale c'è anche quella lieve nota amaricante che va a parlare quasi di erbe officinali. Mi ricorda quasi la genziana, quasi il rabarbaro, quasi la china. E poi ancora qui c'è lo iodato. C'è una nota, non voglio usare la parola minerale, ma per farmi capire è un soffio di brezza marina. Cioè c'è questa nota leggermente salina che ti sembra di essere sugli scogli quando le onde si infrangono e ti prendi quella boccata di mare, no? Andiamo ad assaggiare. Ecco, come avevamo anticipato, secondo me questo è un sorso materico, di spessore. È un vino da masticare, un vino che si aggrappa alle guance, alla lingua, al palato e grida il suo nome, grida pretale, no? Ti fa sapere che è l'espressione di una singola vigna che ha dei suoi connotati precisi, è franco, schietto, no? C'è questo tannino che qui parliamo subito del tannino perché è importante, ma è importante perché è legato all'aroma di frutta, perché è legato a quella frutta scura, a buccia spessa di cui avevamo parlato, e solamente di sottofondo questa lieve nota amaricante che ci riporta alle erbe officinali crea una sinfonia, no? Crea quella che è la complessità di bocca, quella che è lo spettro gustativo a tutto tondo, perché difatti è questa che qui, al contrario della sapidità della riserva, allunga la persistenza e dinamizza un po' tutto il sorso. Ma te che ci trovi? Te come lo vedi? Io sento anche un po' di bergamotto, sia la parte agrumata che la parte amaricante, come dicevi te, e della rosa canina. Ma hai pienamente ragione sulla parte agrumata e mi hai svelato veramente il segreto, perché questa nota agrumata, che riconduce quasi alla buccia dell'agrume, no? Che parla quasi di melograna, che parla di una nota sia agrumata ma anche leggermente amaricante, è quella che dà la freschezza che non percepivamo ma che adesso viene costruita insieme a tutto il sorso. Veramente due vini affascinanti. Io prendo un altro sorsino, ecco. Con piacere. Adesso piacevole, adesso immediato, adesso complesso, sicuramente nel futuro, questa è anche una grande annata, e anche qui vediamo l'espressione del territorio in rapporto all'annata, ma sicuramente questo è un vino che farà parlare di sé tra quanto? Io consiglio il Pretale fra 4 anni, la Riserva fra 2 anni, per goderne di sfumature completamente arricchite e variopinte. Sei d'accordo? Assolutamente sì, Davide, sono d'accordo con te e ne sono contento. Io mi sono divertito tantissimo a assaggiare i tuoi vini. Insomma, rinvitami e quando vengo a assaggiare qualcosa. Quando vuoi, lo sai, la casa è aperta, la cantina pure e le vigne ti aspettano. Fantastico, grazie mille. Grazie a te, Davide.